Oggi è una giornata importante perché si va a concludere parzialmente quella che è la 11ª festa della legalità a Favara. È un avvenimento che coinvolge tutta la città ed è una cosa molto molto bella perché la partecipazione è molto sentita. Io devo fare un ringraziamento alle scuole, ai dirigenti scolastici, ai docenti che tanto si impegnano, agli alunni, ma anche alle famiglie che fanno sì di seguire i propri figlioli per realizzare in toto ogni attività inerente a questo progetto. Quest'anno la festa della legalità è stata articolata in diverse giornate. Oggi è la giornata della chiusura per quanto riguarda i bandi di concorsi letterario, fotografico e videografico inserito all'interno di queste giornate. Devo dire che i ragazzi che hanno partecipato sono stati tanti, bravissimi, l'imbarazzo della scelta. Verranno consegnati gli attestati di partecipazione, ma verranno anche omaggiate delle targhe ai lavori di gruppo soprattutto, e poi verranno consegnati ai ragazzi veramente che si sono impegnati un po' più degli altri dei libri. Io devo ringraziare tutti coloro che mi hanno sostenuto, devo ringraziare gli operatori della biblioteca comunale, il dottore Scorsone che ha dato la piena totale disponibilità affinché questo si potesse realizzare, e ringrazio soprattutto Favara.